Namaste. In questo video parliamo di autunno e di consigli ayurvedici per trascorrere un autunno con più energia e più vitalità. Ovviamente, come sappiamo, ogni cambio di stagione, determina delle circostanze, possiede delle caratteristiche che sono ben specifiche. Ovviamente l'autunno significa un passaggio da una stagione come quella dell'estate, che è una stagione di esteriorizzazione e di calore, dominata dal dosha Pitta, per chi mastica un pochettino di Ayurveda, dominata dai sensi che si espandono verso l'esterno. Invece stiamo entrando e siamo già entrati, almeno da calendario, nella stagione autunnale, che invece è completamente differente da quella estiva. Qui la natura comincia a ritirarsi verso l'interno, iniziamo a vedere le foglie che cadono dagli alberi e tutto questo, tramite appunto l'osservazione della natura, ci insegna qualcosa rispetto a noi stessi, perché l'Ayurveda spiega che ciò che accade in natura accade anche immancabilmente nel nostro corpo e nel nostro essere. Quindi questa sorta di interiorizzazione e di cambiamento climatico ci fa capire esattamente che cosa accade nei nostri dosha, nelle nostre bioenergie, come si muovono nel nostro corpo e così come dovremmo modificare noi il nostro stile di vita, le nostre abitudini, la nostra alimentazione, così da trarre al meglio i benefici di questa stagione, perché ogni stagione porta con sé ovviamente i propri benefici. La natura non può sicuramente aver fatto qualcosa di sbagliato. Ecco quindi che l'autunno sappiamo essere dominato dal dosha Vata. Dosha Vata è un'energia estremamente leggera, è un'energia estremamente fredda, di conseguenza dobbiamo andare a bilanciare questa dominanza che troviamo all'esterno, che la troviamo in natura e nel clima, ma la troviamo anche nel nostro corpo. Come andiamo a dominare questa tendenza a uno squilibrio di Vata? Essendo questo il dosha, la bioenergia per eccellenza più leggera e più fredda, andremo a bilanciarla con le sue caratteristiche contrarie. Il fatto di essere un dosha molto leggero lo rende un dosha semplice da squilibrare, perché è il dosha che regola tutti i movimenti del corpo. Pertanto, quando le sue caratteristiche entrano in contatto con le stesse caratteristiche esternamente, tendono appunto ad andare a squilibrare, quindi ci troviamo a percepirlo nel corpo attraverso tutta una serie di manifestazioni, ma a percepirlo anche nella mente. Come dicevo prima, essendo appunto un dosha molto leggero e molto freddo, andremo a equilibrarlo con le sue caratteristiche opposte. Per esempio, inserendo una routine quotidiana che sia ben definita, perché il dosha Vata, per non andare in eccessivo squilibrio, ha bisogno di stabilità, ha bisogno di radicamento, ha bisogno di una routine. Pertanto, dobbiamo mantenere in autunno gli stessi orari dei pasti, dobbiamo mantenere le stesse abitudini, cercare di essere piuttosto metodici, organizzati, di riuscire a fare colazione, pranzo e cena più o meno agli stessi orari, in modo da dare stabilità al nostro corpo e alla nostra mente in una stagione che di stabilità ne ha un po' di meno. Ecco quindi che in base al tempo che abbiamo a disposizione, una routine consolidata ci aiuta sicuramente a rimanere in equilibrio durante tutta la manifestazione dell'autunno. Quando parlo di routine, ovviamente non mi riferisco solamente ad avere dei pasti regolari, ma anche possibilmente ad aggiungere delle azioni che siano metodiche ripetute ogni giorno. Per esempio, potremmo decidere che cosa fare al mattino al nostro risveglio, adottare, a seconda del tempo che abbiamo a disposizione, della volontà che abbiamo a disposizione, anche magari di svegliarci un pochettino prima, però adottare delle abitudini ayurvediche e consolidarle. Se pensiamo di poterne portare avanti una sola, decidiamo tra quella che più ci è utile al momento, che potrebbe essere appunto una mini pratica yoga, in modo da
rilassare il corpo con delle posizioni che siano vata regolanti, oppure potremmo semplicemente dedicare 10-15 minuti allo stretching, l'automassaggio con l'olio al corpo al mattino farebbe benissimo e sarebbe una bellissima azione da inserire nella propria routine, soprattutto in questa stagione, perché proprio ci permette di sentire fin da subito, fin dal primo trattamento, i benefici di questa pratica, soprattutto nelle giornate che sono un po' più ventose, oppure un po' più umide, oppure un po' più fredde. Ci sentiamo davvero più energici e anche più protetti. Quindi, come sempre, non si tratta di stravolgere la vita, ma di inserire delle sane abitudini nella nostra routine quotidiana. In questo caso parliamo di tutte azioni che possono essere nutrienti, radicanti per il dosha Vata. Non saltare mai la colazione. La colazione in autunno deve essere ovviamente calda, dovrebbe essere speziata in modo da risultare anche riscaldante e da favorire fin dalle prime ore della nostra giornata il buon funzionamento di Agni, ossia il nostro fuoco digestivo. Quindi, ripeto, deve essere calda, nutriente, non bisogna mai saltare la colazione. Possibilmente leggermente speziata e dovrebbe essere proprio presa con l'atteggiamento di cura, di tempo, di calma verso noi stessi. Quindi è sempre utile svegliarsi un pochettino prima e dedicarsi proprio il tempo della colazione, come se fosse un pasto sacro. Questo ci aiuterà incredibilmente durante l'arco della giornata. Altra cosa fondamentale in autunno è non dimenticare l'idratazione del corpo, perché quando le giornate cambiano rispetto all'estate, la gente tende a bere molto di meno, tende a dire di non sentire la necessità di bere, invece l'idratazione in autunno è molto importante. Ovviamente dovrebbe essere un'idratazione calda, quindi bere tisane spesso durante la giornata, bere anche semplicemente acqua calda oppure acqua limone oppure acqua e zenzero. Comunque cercare di sorseggiare delle bevande calde quanto più possibile durante l'arco della giornata. Questo sicuramente garantirà una maggiore idratazione al corpo, un maggiore stato di benessere e inoltre aiuta il corpo a disintossicare. Come dicevo all'inizio del video, è sufficiente osservare all'esterno che cosa accade in natura. Vediamo che gli alberi lasciano andare le foglie a terra e come l'Ayurveda magistralmente sempre ci spiega, il nostro corpo subisce le stesse variazioni che noi possiamo osservare all'esterno, significa che anche noi dobbiamo lasciare andare qualcosa, quindi è il momento più adatto per disintossicare il corpo, per prenderci cura di un processo di disintossicazione del nostro organismo. Sotto questo aspetto, ovviamente, possiamo lavorare sotto molti fronti, ma uno di questi, che è sicuramente quello più semplice, è quello di garantirci una buona idratazione durante la giornata che sia appunto calda. Altra cosa che ci permetterà di trascorrere un autunno con più energia e anche più intento è sicuramente quello di dedicarsi ogni sera qualche minuto, possono essere sufficienti anche 5 minuti, quanto tempo tu hai a disposizione va bene. L'importante è dedicare questi minuti a pratiche di silenzio interiore. Sono fondamentali soprattutto appunto in autunno, quando la mente tende a seguire il flusso di questo dosha dominante che è Vata. Questo ci può far bene sia a livello fisico, sia a livello di sistema nervoso, ma anche a livello di produttività, perché sì, è vero che l'autunno è una stagione che inizia ad interiorizzare, ma è anche vero che è la stagione dove si comincia con tutti i nuovi propositi, con tutti i nuovi obiettivi, con tutti i nuovi cambiamenti che vogliamo attuare. Ecco che quindi mantenere un certo tipo di produttività, di focus mentale, di energia focalizzata rispetto ai nostri intenti e rispetto alle nostre direzioni è una cosa fondamentale. Ovviamente, se il dosha Vata è in squilibrio, ne risentono anche le nostre intenzioni e i nostri pensieri. Ecco che se riusciamo ogni sera a dedicare qualche minuto alla meditazione, semplicemente al silenzio, semplicemente magari
all'ascolto di musica rilassante e quindi di prepararci per un buon sonno ristoratore, anche questa inserita come abitudine da portare avanti quotidianamente, nell'arco di pochissimo tempo è in grado di portare dei cambiamenti consistenti, dei cambiamenti molto utili. Dobbiamo entrare semplicemente nell'ottica che imparare ad osservare che cosa accade fuori nella natura e ad applicarlo nella nostra vita è la cosa più utile e intelligente che possiamo fare. Non esiste qualcosa creato dalla natura in modo sbagliato, e questo significa che da ogni stagione possiamo trarre il meglio semplicemente imparando ad adattarci, imparando che poi dovrebbe essere la cosa più naturale di questo mondo, riuscire a conoscere il flusso e a rimanerci dentro in quanto esseri umani, solo che troppo spesso ci dimentichiamo questo principio tanto semplice da applicare quanto a volte può sembrare complicato. Quindi, ricapitolando, per avere un autunno pieno di energia, con più vitalità, con più focus, per riuscire ad essere più produttivi, seminare buoni propositi, buoni obiettivi per il nostro futuro, avere al tempo stesso più energia fisica, più mobilità, sentirci meno rigidi e meno assonnati, che cosa dovremmo fare? Ricapitolando, stabilire una routine nei nostri pasti, cercare di rispettare gli stessi orari e quindi di non mangiare orari diversi, di saltare i pasti, perché questo andrebbe a squilibrare ancora di più l'instabilità del dosha vata. Iniziare la giornata con una bevanda calda, può essere semplicemente acqua, acqua e limone, oppure un'acqua speziata, per esempio con zenzero, ma soprattutto una colazione calda e nutriente. Prima della colazione, magari scegliere un'azione o più azioni ayurvediche da inserire nella propria routine, come una mini pratica di yoga, una mini pratica di stretching per allungare il nostro corpo, potrebbe essere un automassaggio, eccetera, eccetera, e dedicare qualche minuto la sera rispetto alla meditazione, rispetto alla pratica del silenzio interiore. Questo ovviamente è il minimalismo di azioni da inserire per vivere meglio l'autunno. Ci sono moltissime cose che una persona può fare per il proprio benessere, per la propria salute. Le azioni minime che possiamo compiere per rispettarci, rispettare il nostro corpo, sono queste. Poi sicuramente pubblicherò altri contenuti rispetto magari a delle tisane, delle erbe che possiamo utilizzare per avere il nostro umore al top, per abbandonare lo stress. Magari rispetto a questo pubblicherò altri contenuti qua e là nei social, ma in linea di massima è appunto camminare insieme a ciò che accade esternamente in natura. Con questo io ti saluto, ti do appuntamento al prossimo video. Se vuoi che vengano trattati in questo canale degli argomenti specifici rispetto allo yoga e all'ayurveda, puoi scrivermelo nei commenti di questo video. Sarò contenta di creare altri contenuti come sempre e ti auguro il meglio per la tua esperienza. Namaste.